ancora qui con il vostro Manfredi La Rosa, ingegnere civile e membro del comitato Mare a Milano, sin dagli esordi, ecco, che vuole, insomma, vorrei dare il mio piccolo contributo perché anche voi possiate mettere la vostra firma nella petizione che ormai sta avendo luogo in capannelli sparsi per tutta la città. Ecco, adesso, dopo aver affrontato la, diciamo, la pulizia e la gestione delle acque, sarebbe il caso di arrivare alla materia prima. Infatti mi piace sempre partire da quelle che possono essere i vostri dubbi e le vostre curiosità. E a questo punto la vostra domanda potrebbe essere, ma dice, come fai a portare ogni giorno a Milano ettolitri ed ettolitri di acqua marina, essendo Milano così lontano dalla costa? Non c'è alcun bisogno di sperperare milioni di euro nella costruzione di tunnel sotterranei o nel trasporto estenuante di acqua su gomma, perché secondo me noi l'acqua la creiamo. Noi andremo ad utilizzare acqua marina artificiale mediante una formula, oserei dire, semplicissima, che va ad aggiungere, a miscelare con una percentuale del 91% di H2O degli altri elementi tutti intorno, contenuti tra lo 0,5 e lo 0,8% di elementi come bromo, potassio, fluoro, calcio, magnesio, stronzio. Ecco, soprattutto lo stronzio permette a quest'acqua artificiale una peculiarità rispetto all'acqua vera: la purezza. Infatti è assolutamente possibile costruire in laboratorio un'acqua realmente pura, pulita, limpida, mentre sappiamo che le acque delle nostre coste ormai sono inevitabilmente corrotte dall'inquinamento atmosferico. Insomma, non ho nessuna paura ad affermare che l'acqua del nostro mare milanese sarà molto più sana di quella delle nostre coste, che già ci costano in stress, in tempo e in denaro. Finalmente si parlerà e si praticherà sulla pelle la vera innovazione culturale. E a questo punto sono io che vi pongo un quesito fondamentale. Se lo vedi, perché smettere di sognare?